Individuato grazie alla rete delle telecamere di videosorveglianza e denunciato dagli agenti della polizia locale di Montecchio Maggiore, il presunto autore dell'atto vandalico ai danni della statua del Leone di San Marco, collocata al centro della rotatoria all'intersezione tra Viale Europa, Via Veronese e Via Fratelli Bandiera. Ho chiesto alla ditta che aveva già sistemato l'opera un sopralluogo per verificare se si può sistemare il danno in loco o se dobbiamo spostarlo in laboratorio. Successivamente ci manderanno il preventivo e la fattibilità della sistemazione dell'opera. Tutto è partito da quando il 16 agosto una pattuglia aveva rinvenuto un sasso voluminoso con il quale era stata presumibilmente abbattuta parte dell'ala e la coda della scultura. Le indagini, immediatamente avviate, si sono focalizzate sulla visione delle immagini registrate da tutti gli impianti privati di videosorveglianza presenti in zona. Sempre di più saremo e in maniera concreta utilizzeremo questo strumento e andremo avanti a implementare quel che è su tutto il nostro territorio questo tipo di sorveglianza. E ci permetterà sempre di più ad avere certezza nei reati che verranno commessi contro il patrimonio del nostro paese.